Ciao a tutti amici della Family, io sono Herman di The Family Roulotte e oggi volevo fare con voi una riflessione e vediamo anche l'utilità di una GoPro Hero. Allora, io ho preso una GoPro Hero 9 e ovviamente vi farò vedere anche dei brevi filmati che ho fatto e vediamo se anche per una famiglia che vuole andare appunto in campeggio, che vuole andare a fare una vacanza, la GoPro può essere l'ideale per filmare i momenti più belli delle vostre vacanze. Bene, sigla e ci vediamo fra 2 secondi. Bene, eccoci qua. Allora, innanzitutto, prima di iniziare, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, a mettere un bel like e attivare appunto la campanellina per seguire sempre i nostri video. Ecco, diciamo questo che è un video più tecnico, più particolare, dove faremo vedere appunto come può funzionare una GoPro e come appunto viene poi utilizzata nei vari tipologie di contesti. Quindi diciamo che per una famiglia attacchiamo il campeggio, per una famiglia che va in campeggio può essere appunto utile anche per andare a visitare i posti, per tenere i filmati dei propri figli, della propria moglie, della famiglia e quindi tutto quello che poi sarà riportato in post-produzione con programmi per fare appunto i filmini delle vacanze. Io ovviamente la uso per fare video su YouTube, come potete appunto vedere, e l'ho acquistata ai primi di giugno. Perché? Perché voi sapete che io ho una DJI Action Osmo Pocket che appunto diciamo è ottima per fare vlog, è ottima per fare filmati, come avete appunto visto, però ovviamente non ha la problematica appunto che non è subacquea, quindi bisogna acquistare un kit completo dove poterla poi utilizzare sotto acqua. Sapevamo di andare in Sardegna e ho colto l'occasione anche per avere una videocamera che fosse meno delicata, quindi una videocamera. Bene, allora iniziamo subito dalla confezione. Questa qui è la confezione della GoPro Hero 9, classica scatola, e più all'interno abbiamo appunto una comoda valigetta dove ci sono già degli accessori, niente di che. Abbiamo il cavo di carica USB Type-C, poi abbiamo un adesivo da mettere per il casco, la bicicletta e appunto i gancetti per avvitare su treppiedi o altre tipologie di arnesi per la GoPro e ovviamente lei, la GoPro Hero 9. Allora, ho preso la GoPro Hero 9, anche se adesso siamo già arrivati alla 11, ok? Quindi ovviamente non è che sto qui tecnicamente a farvi vedere tutto di specifico, perché ci sono anche altri video tutorial di YouTuber molto molto più bravi di me, ok? Che fanno anche ovviamente più dettagliatamente le recensioni. Però, allora, innanzitutto vi spiego perché l'ho acquistata. Per appunto, abbiamo detto, una questione di subacquea e quindi la possibilità. La GoPro Hero può andare 10 metri sott'acqua così, quindi senza una copertura. Per questo schermo qui davanti, ok, che dà la possibilità di vloggare, e ovviamente un ampio display qui dietro, oltre ovviamente alle facilità d'uso e alle caratteristiche che ha. E quindi adesso andiamo a vederla insieme. Eccoci, allora, la GoPro è una action cam, ok? Quindi può essere utilizzata in qualsiasi contesto: biciclette, monopattini, sci, qualsiasi cosa. Può essere attaccata con tantissimi accessori, ok? E quindi si possono fare dei filmati veramente veramente belli, molto emozionanti e interessanti. Allora, abbiamo detto i tasti appunto che sono qui nella GoPro sono il tasto questo qui che dà la possibilità di cambiare da foto a video e dopo il tasto invece questo qua che è il tasto di registrazione. Adesso l'accendiamo, ovviamente diamo un attimo le caratteristiche più importanti. Allora, la GoPro Hero 9 può registrare a 5K a 30 fps, quindi fotogrammi a 6 per secondo. Può in 4K a 60 fps e poi tutte le altre varie modalità si aggiungono sempre fps, quindi 2.7, 1080p, dà la possibilità di avere degli slow motion a 1080p a 240 fps, quindi si dà la possibilità veramente di fare degli slow motion super super belli.
E poi ovviamente ha lo stabilizzatore HyperSmooth 3.0, è uno stabilizzatore che conosciamo, GoPro è il top, non c'è niente da fare, come stabilizza GoPro non stabilizza nessuno, a meno che non avere un gimbal di una certa... Comunque anche la DJI che ho non è affatto male, però ha un gimbal, quindi ha una cosa meccanica, mentre questa stabilizzazione invece è una stabilizzazione software fatta appunto dalla GoPro. Si possono programmare le registrazioni, si possono fare i video in time warp che dopo vi farò appunto vedere. E, insomma, c'è veramente un sacco di roba. Ci sono anche tanti tutorial dove impostare bene e correttamente le varie impostazioni in modo tale da comunque sfruttarla a pieno. Per quanto riguarda la batteria, ecco, allora, siccome ci sono varie tipologie di registrazioni, e diciamo che il 4K a 60 fps con la sua batteria standard si riesce a fare un'oretta, 1 ora e 10. Il problema è che comunque consuma tanta energia la GoPro, quindi anche perché ci sono delle impostazioni che si possono comunque resettare, si può togliere per esempio l'accensione automatica, il linguaggio vocale, perché cosa bella è che poi si può dire GoPro fai una foto e lei appunto scatta la foto. Ovviamente grazie anche allo schermo qui davanti si possono veramente fare dei selfie fantastici. E poi... Bene, allora andiamo a vedere un po' come si accende questa GoPro, qual è il menu, com'è fatta. Ecco, facciamo brevemente, è vero, non è una recensione completa, poi volevo farvi vedere anche qualche filmato. Bene, ecco, l'abbiamo accesa e adesso vediamo appunto il menu. Qui abbiamo ovviamente, questa è la modalità, vedete la modalità foto, e qui abbiamo l'indicatore della batteria. Vediamo se riusciamo a farvi vedere tutto. E ovviamente qua scorrendo ci sono tutti i menu. Potete impostare il video. Ecco, qui ci sono tutte le varie tipologie di video che potete fare. Basta schiacciare qui sopra e si aprirà appunto un menu, sempre a tendina. Eccolo qua. Dove potete vedere all'aperto, personalizzato, standard, attività, cinematica, slow motion e ovviamente con tutte le varie caratteristiche, 4K, 60 fps, per esempio slow motion 2.7K, 120 fps. Oppure potete appunto aggiungere le vostre modalità in base alle vostre esigenze. Poi potete tornare indietro, scegliere tutte le varie tipologie di impostazione, l'hypersmooth, se utilizzarlo, se non utilizzarlo, se spingerlo al massimo, c'è il discorso dell'autoscatto. Poi ovviamente potete anche andare a vedere quali sono altre caratteristiche, il bitrate, per esempio, ecco, un'altra cosa che diciamo non è che faccia tanta differenza, però la velocità di trasmissione, il bitrate del video, alto. Praticamente il bitrate più alto fino a 100 megabyte per secondo, quindi qua stiamo parlando di file che poi, attenzione, saranno molto pesanti a livello di post-produzione. Ecco poi la nitidezza, il colore, addirittura anche il vento, se c'è vento c'è la possibilità di utilizzare il microfono in modalità vento, quindi cerca di attutire quello che è appunto, diciamo, il rumore audio. Quindi ci sono poi tutte le varie tipologie di scorciatoie. Quindi, diciamo, la parte video è ben curata. Lo stesso si può dire anche per altre tipologie di video che si possono impostare. Per esempio, queste sono il time warp, che è quello che vi dicevo, che dà la possibilità di velocizzare l'immagine, la temporizzazione, quindi praticamente questa dà la possibilità di fare video, per esempio, distaccare il soggetto dal cielo. Per esempio, immaginatevi appunto una montagna, dopo vi farò vedere, immaginatevi appunto una montagna e il cielo ruota, ok? Il cielo ruota come la terra ruota e invece la montagna rimane ferma. È proprio un bel effetto, eh? Anche questo però vi consiglio di utilizzarlo in modalità notturna e appunto dove non ci sono luci, perché comunque la GoPro devo dire che tiene veramente bene i video notturni, ovviamente con cavalletto e con tutte le varie caratteristiche. Ecco, poi qui abbiamo invece nel menu sotto
Qui abbiamo tutti i vari video che sono stati fatti, quindi la raccolta video per intenderci, e qui abbiamo invece le postazioni. C'è addirittura la possibilità di attivare il GPS, c'è la possibilità di attivare i comandi vocali che vi avevo detto, e poi ovviamente anche le connessioni, perché la GoPro si connette direttamente con un'applicazione del vostro cellulare, quindi la QuickTime della GoPro, e dove poi potete appunto già modificare i vostri video. Poi ci sono appunto le preferenze generali, controllo vocale, touchscreen. Informazioni, normative, ovviamente il firmware più aggiornato. Per esempio, nelle preferenze generali, per esempio, c'è il volume acustico, c'è lo spegnimento automatico, quindi che si imposta in automatico, i LED, l'antisfarfallio. Ecco, una cosa che ho notato: l'antisfarfallio praticamente quando voi vedete diciamo delle luci di computer o tutto quanto, in teoria voi vedete uno sfarfallio. Ok, bisogna impostarlo a 50 Hz, che è la nostra frequenza PAL in Europa. Poi abbiamo la compressione video, impostazione di aria, impostazione, scusate, della data e dell'ora. Ecco, quindi tutto molto facile, tutto molto semplice. Per chi vuole, c'è anche una possibilità appunto di avere delle soluzioni più, per esempio col Pro Tune si può. Per esempio, modificare il bilanciamento del bianco, si può modificare tante cose. E questo invece è lo schermo davanti dove, ciao ciao, vi sto registrando, e dove si può fare appunto il vlog. Ecco, quindi queste sono le caratteristiche. Ovviamente diciamo compatta, non leggerissima, nel senso che non è appunto leggerissima. E comunque adesso andiamo a vedere appunto nelle conclusioni. Poi vi farò vedere anche dei video appunto esplicativi della GoPro. Eccoci, allora, una volta viste le caratteristiche, adesso vediamo sul campo cosa riesce a fare questa GoPro Hero 9 e partiamo appunto con qualche filmato. Ecco, allora partiamo come potete vedere qui da un video che abbiamo fatto appunto in Sardegna in auto e vedete la stabilizzazione e soprattutto i colori di questa GoPro. Sono colori abbastanza sparati, quindi molto saturi, però ovviamente danno proprio quell'impatto visivo molto molto importante. Vi parlavo poi del discorso invece della video per subacquea. Infatti adesso guardate qui, tac, vedete la Giorgia che sta nuotando comodamente in Sardegna e vedete che bei colori. Non fa una piega, veramente devo dire che a livello subacqueo, guardate anche qua la Easy, ha dei colori veramente veramente belli. Queste qua sono tutte immagini a 4K 60 fps. Questa invece è una modalità appunto vlog che vi dicevo appunto con la possibilità dello schermo davanti si può filmare molto facilmente, si vede appunto la faccia e ovviamente anche la parte dietro in modo tale da avere sempre il campo visivo sott'occhio. Anche qui come vedete colore il bel verdone che c'è dalle montagne si vede appunto egregiamente. Poi, per quanto riguarda la stabilizzazione, l'Hypersmooth della GoPro è eccellente. Adesso vedete qui una passeggiatina in montagna, dove abbiamo fatto appunto il video. Io sto camminando dove ci sono sassi, dove ci sono rocce, ma la stabilizzazione appunto non fa una piega neanche qui. L'immagine è sempre molto stabile e sempre molto piacevole. Anche i bambini che stanno salendo verso la malga, io sto filmando ed è tutto perfetto. Qui invece siamo sotto la pioggia e anche qui comunque sempre colori ottimi, gocce sul display non ce ne sono e quindi l'immagine è sempre sempre molto nitida. Bene, adesso vi faccio vedere un video invece per il discorso dello sfarfallio, che vi dicevo che mettendo a 60 Hz praticamente si vede questo sfarfallio, lo vedete? Ecco, bisogna attivare l'opzione a 50 Hz, in modo tale che lo sfarfallio, appunto, io qua non lo sapevo, adesso lo so, lo proverò appunto a usarlo, per togliere appunto, diciamo, questo è un po' fastidioso, soprattutto quando ci sono le luci, all'interno, diciamo, di un edificio o appunto le luci appunto di un computer. Bene, torniamo in studio.
Bene, allora ragazzi, cosa dire di questa GoPro? Vi ho fatto vedere un po' di spiegazioni tecniche, abbastanza velocemente, qualche filmato e devo dire che di questa GoPro non posso che dare elogi, elogi, elogi. È veramente un ottimo prodotto. Io ho preso la 9, c'era uno sconto su Amazon e quindi l'ho presa intorno ai 300 euro. Ho colto l'occasione e l'ho acquistata. Adesso siamo già al modello 11 di GoPro, con delle altre caratteristiche, ma ovviamente non ci sono tantissime novità, come andrete a vedere anche nelle altre recensioni. Ecco, quindi direi che sono soddisfatissimo. Se volete utilizzarla, soprattutto anche se avete tanti bambini o magari dovete andare a fare delle escursioni in spiaggia o in montagna, dove comunque, ed è una cosa appunto che mi è piaciuta tantissimo per queste cose, è che è veramente solida, solida, solida. Si possono mettere anche, diciamo, delle cover, si può quindi completarla con un sacco di accessori. Bene, allora io qua ho concluso e ovviamente se avete piacere iscrivetevi al canale, mettete un bel like e attivate la campanellina. Una piccola recensione, se volete acquistarla, secondo me è un ottimo prodotto. Direi dalla 9 in su, la 8 comincia a essere già un po' vetusta, soprattutto perché avete la possibilità di inquadrarvi e di fare anche i selfie, che questo secondo me, tolto il cellulare, è appunto un'ottima cosa. Bene, grazie di tutto e al prossimo video dalla Family Roulotte. Ciao ciao!